effetti l'amicizia è stato poi il motore con Lorenzo Calò per immaginare questo libro. Ci confrontavamo in un momento critico per tutti e anche per noi che siamo uomini, diciamo, tra virgolette, di azione. Abbiamo sempre, diciamo, lavorato tanto, e il lockdown invece in una prima fase, quella più acuta, invece ci ha imposto di stare a casa, chiusi, diciamo, fermi, immobili a non pensare. E allora con Lorenzo ci scambiavamo, diciamo, delle idee e via via abbiamo cominciato a scriverle e a raccoglierle in questo volume. È stato un modo appunto per sopravvivere a un momento drammatico, anche perché l'idea che ci passavano i media, diciamo, era che tutto fosse immobile, che tutto fosse, vivessimo sospesi. Ma in realtà poi, analizzando i diversi aspetti, e Corrado l'ha fatto, diciamo, bene prima, diciamo, analizzando i diversi capitoli che poi coincidono con diversi ambiti in cui siamo intervenuti, cercando di, più che portare risposte, cercare di sollevare dei dubbi, sollevare, diciamo, delle riflessioni, ecco, in tutti gli ambiti si è visto che c'è stato uno stravolgimento della nostra vita. Allora, non voglio, diciamo, essere, come dire, assumere toni troppo forti, perché ovviamente si può anche dire che molte, diciamo, delle cose che si sono poi evidenziate durante la pandemia si sono enfatizzate, erano già presenti ovviamente nella nostra democrazia, però è anche vero che hanno assunto, diciamo, almeno dal punto di vista dimensionale, degli aspetti che certamente prima non aveva. E venendo in rapida, diciamo, carrellata ad alcuni punti, poi ovviamente chiuderemo sull'università, che insomma è qualche mondo, è il mondo che mi ha visto, diciamo, mi vede protagonista, mi ha visto come impegno, come attività diretta, avendo avuto la fortuna di essere rettore del mio Ateneo per 6 lunghi anni. E partendo dalla politica, ovviamente è stato fatto, diciamo, dei riferimenti a quelle che sono state le modifiche. Sono state, diciamo, delle modifiche repentine, perché dei DPCM noi non avevamo, diciamo, conoscenze, abbiamo dovuto imparare a conoscere. Giustamente lui diceva a Barbano, per cercare di tirarci dentro, il Conte 1, ma è quello che è accaduto durante il Conte 2, è qualcosa di, diciamo, di unico nella storia del nostro paese. Tutto il resto, diciamo, voglio dire, per carità, sicuramente si possono fare tante critiche, e poi a dirla tutta, io, diciamo, non avrei votato il provvedimento, quello del reddito di cittadinanza, però la vita si può anche sbagliare. L'importante è che poi uno fa ammenda rispetto, diciamo, degli errori, e soprattutto anche quando tu vedi dopo 2 anni che non c'è stato nessun impatto né dal punto di vista del, diciamo, dell'incentivo al lavoro, anzi è conclamato, e lo dice oramai il Fondo Monetario Internazionale, lo dice Aurelio Tommasetti, ma lo dicono oramai tutti gli organi, e evidentemente che è un disincentivo rispetto al lavoro, voglio dire, dipende da chi l'avrà votato in quel momento, quale governo, ma bisognerebbe intervenire immediatamente. E quindi che sia un provvedimento sinistro, diciamo, seppure votato in un governo diverso, è di tutta evidenza, tant'è vero che oggi chi lo difende è tutto quanto lì. Non mi pare che ci siano stati qualcuno, diciamo, di centro-sinistra che si stia dicendo, stia sposando la battaglia del centro-destra, che è autenticamente il centro-destra, per porre fine a questo scempio. Ma tornando, diciamo, al tema di PCM, lo svuotamento del Parlamento, sì, chiaramente anche questo era assolutamente, nessuno può dire che sia nato con la pandemia, ma questo è stato, diciamo, 2 anni in cui fondamentalmente abbiamo avuto un numero elevatissimo di parlamentari che, al di là delle proprie, diciamo, di quello che si può raccontare, non erano praticamente coinvolte, e in questo c'è stata anche continuità rispetto a tutt'oggi, rispetto a quella che è l'esperienza del governo Draghi. E questo comunque è una perdita, perché poi quando l'istituzione viene a essere minata all'interno è chiaro che ne perde di credibilità e anche, diciamo, di capacità di poter diffondere un messaggio positivo all'esterno delle nostre comunità. Il potere assoluto del governo, e questo nasce, diciamo, con il Conte 2, inimmaginabile quello che è accaduto, sulla scorta, diciamo, di un'emergenza che poi, facendo il surf, è arrivato fino ai giorni nostri. Forse sono stati evocativi, diciamo, se io non parlerò della guerra, perché non è, diciamo, sarebbe fuori tema rispetto al libro, però è chiaro che questa parola guerra è stata evocata con, diciamo, l'epidemia, e poi chissà perché ha fatto da apripista rispetto a questi, diciamo, quella che sta avvenendo negli ultimi 3 mesi, che non sono poche anche lì per fare, diciamo, un cambio di orientamento, perché se dopo 3 mesi vedi che una ricetta non funziona, si può anche immaginare, secondo me è assolutamente legittimo porre, diciamo, dei suggerimenti per eventualmente fare qualche cambio di orientamento. La visibilità dei governatori e dei sindaci che si è avuto, molti ne hanno approfittato, prima c'era Stefano Caldoro qui, diciamo, che ovviamente
come dire, è stato vittima, una delle vittime, diciamo, rispetto a quella che è stata la visibilità di fenomeni che, come abbiamo, che hanno fatto appunto i fenomeni sulla scorta, diciamo, della paura e del terrore, delle mascherine, delle chiusure ad oltranza sempre e comunque, e bombardando le coscienze, le intelligenze, diciamo, delle persone, in nome giustamente di una che però lascia, come si vede e come vedrò, diciamo, dando qualche dato rispetto ai diversi ambiti di questo breve intervento che farò, lascia sul campo una situazione disastrata, perché è chiaro che qualcuno politicamente se ne è avvantaggiato, nessuno vuole negare quella grande visibilità che ne ha avuto, però è chiaro che poi i risultati vanno in una direzione esattamente opposta rispetto a quella che è la vita reale. Sulla comunicazione si è detto, ha detto Calò, il rovesciamento linguistico, ma mi riferisco anche alle conferenze stampa notturne. Non si erano mai viste queste conferenze stampa notturne, peraltro, diciamo, convocate alle 8 e poi fatte a mezzanotte, giusto per ingenerare una situazione di terrore. Ma così come, devo dire, le conferenze stampa, diceva il Presidente del Consiglio su Facebook, io, chi mi conosce sa che ho interpretato il mio ruolo, come dire, anche in maniera disincantata, diciamo, anche in maniera disinvolta, in maniera semplice, in maniera efficace, in maniera diretta. Però di qui a immaginare che quello sia il modo con cui istituzionalmente un Presidente del Consiglio, mi dispiace da dire a Barbaro, per avrei voluto dire, non mi pare che ci fossero anche qui diciamo delle altre esperienze. Così come d'altro canto abbiamo riscoperto anche l'Italia delle città, delle province, anche delle emittenti locali, dal punto di vista delle comunicazioni. Mi piace dire questo passaggio perché siamo sempre tornati in epoca di globalizzazione, di Netflix piuttosto che di Amazon, le citiamo tutte, non so se ci sono tante altre, di Sky o quant'altro, si è tornato ai quei canali che nella nostra infanzia, perché ovviamente tutti eravamo preoccupati di capire il bollettino del nostra città, del nostro municipio, o del nostro paese, paesino, e quello che ci interessa di tutti. Grandi temi sullo sfondo, la Francia, la Germania, quello che accadeva, la Spagna, le comparazioni, come pare che peraltro dice tutte queste comparazioni su Conte 2 non mi pare che avesse particolarmente brillato, ma al di là di questo poi però giustamente la gente si preoccupava del numero dei contagi o degli infetti o dei malati, come qualcuno va a far credere, diciamo, ecco, durante questo periodo. Sull'economia, sì, l'economia, successo delle cose che non si erano, anche lì non si erano mai viste prima, ecco perché noi abbiamo insistito molto col Conte 2. È la prima volta nella storia del nostro paese in cui intere filiere produttive sono state fermate per decreto. Questo non è accaduto mai anche in epoca di guerra. Su questo riflettemmo con Corrado, io l'ho richiamato nel libro, facemmo un appello con Corrado ed altri amici, diciamo, di centrodestra, perché qualcuno, diciamo, indipendentemente dall'appartenenza partitica, c'è un orientamento, una visione. Noi siamo liberali, l'abbiamo sempre detto, non abbiamo mai fatto mistero, e in quell'appello dicevamo attenzione, ma qua chi difende i produttori? Non è una rivendicazione nazionalista rispetto, diciamo, a, come dire, anti-europeista o per il facile applauso, per il facile... È la reazione, è semplicemente l'esplicitazione della realtà. Intere filiere produttive che venivano fermate con decreto. Questo è accaduto anche nel periodo bellico, ma che, diciamo, accadeva soltanto per alcune imprese parziali che peraltro, vuol dire, molte delle quali si riconvertivano anche in una prospettiva post-bellica. Quindi è un unicum sostanziale. Ed è così come un unicum il dato dell'Italia, perché qui, anche qui non è un, diciamo, un richiamo banale al nazionalismo, ma in tutto questo sfacelo di cui poi vedremo gli effetti, qualcuno ha detto che siamo stati profetici per qualche aspetto, in realtà molte delle cose, oramai il libro è stato, diciamo, chiuso a settembre del 2021, quindi, diciamo, oramai, diciamo, questa fretta che c'è alla sua età. Ma quello, la prospettiva che noi abbiamo dal punto di vista economico è assolutamente preoccupante, eppure in questa situazione noi abbiamo visto che lì l'export italiano ha continuato a crescere, cioè l'Italia, c'è una certa Italia che quando fa l'Italia e quando non si mette vergogna, perché io in Italia ci metto quasi vergogna, italiani, è quasi una cattiva parola, ecco, quando l'Italia fa l'Italia appunto su quello che è il Made in Italy, quello su quali i brand che sono riconosciuti nel mondo, e non sugli, diciamo, rincorrere modelli che non ci appartengono, e quell'Italia continua, nonostante tutto, nonostante tutte le vessazioni che a volte anche la politica gli procura, diciamo, evidentemente una cosa che ha la sua importanza. Mentre molto meno bene, secondo me, e in questo senso, anche questo secondo me è un unicum,
è stata tutta questa pioggia di bonus, di mancette più o meno nazionali, regionali, locali, comunali, rionali, non lo so, diciamo, per cui in effetti molto spesso gli imprenditori facevano lo slalom tra i veri imprenditori, diciamo, in senso ampio, diciamo così, in molti casi più imprenditori che imprenditori, facevano, quei veri non si abbassavano a queste cose, si faceva lo slalom tra i diversi, diciamo, bonus vari per poter cercare di massimizzare. È stato un disastro autentico, un disastro autentico. E ancora oggi c'è chi vuole invece spingere su questo tipo. Non funziona, non si funziona perché sono totalmente scollegati rispetto a quelli che sono, diciamo, degli indicatori di produttività o di perdita di produttività. Sulla sanità, perché è cambiato tutto? Perché evidentemente il sistema ospedale centrico è andato in crisi bestiale, e dove abbiamo avuto le difficoltà iniziali, quando le persone arrivavano in ospedale e hanno creato una situazione, diciamo, di contagio e di diffusione del virus notevole. E abbiamo dovuto capire l'importanza, riscoprire l'importanza della medicina territoriale, abbiamo dovuto riscoprire l'importanza di una telemedicina che da noi è stata interpretata soltanto in maniera molto embrionale, ma che invece io non sono un appassionato di queste forme, diciamo, di innovazione, però sicuramente bisogna cogliere quelle opportunità, e oggi la telemedicina è sicuramente un'opportunità. Noi l'abbiamo interpretata in maniera un po' così casereccia, attraverso dei messaggi WhatsApp magari lunghi e articolati che scambiamo tra noi e il medico, diciamo, di base. Però è un dato di fatto che quello ha aperto, diciamo, una prospettiva che può essere e deve essere cavalcata, e che ha evidenziato poi quanto stessimo indietro rispetto a questa situazione. E sulla sanità mi sia consentito, diciamo, un passaggio, perché poi si dice la continuità, la discontinuità. Noi siamo stati, dico noi nel libro l'abbiamo detto molto chiaramente, che, diciamo, tra Conte e Draghi c'è una differenza come tra il giorno e la notte, questo siamo stati molto chiaro, pur non essendo, diciamo, essendo un po' disingannato, anche l'età purtroppo, non la mia, non quella di Caloma, diciamo, ci porta, diciamo, ad essere disincantati, però ti porta a dire che in effetti il cambio di passo c'è stato. E c'è stato, se pensiamo alle primule, diciamo, di come si chiama, dell'amico Arcuri, là, diciamo, il factotum italiano, noi tenevamo il 90%, diciamo, delle strutture chiuse, perché abbiamo chiuso tutto, ogni forma di strutture. Sulla mia università tenevamo 1.200.000 metri quadrati chiusi, diciamo, palestre, piscine, teatri, tre palestre, tutto chiuso. Si potevano utilizzare tranquillamente per fare, fortunatamente, diciamo, e questo l'abbiamo detto, ma l'abbiamo sottolineato, non abbiamo mai smesso, diciamo, di ringraziare quando è stato scelto Figliuolo, per dire attenzione, andiamo su questa posizione, non perché siamo amanti delle divise come qualcuno può immaginare, diciamo, prioristicamente, ma perché è stata una scelta intelligente, che semplicemente andiamo ad aprire tutte le strutture che erano chiuse e facciamo funzionare, occupiamoci della logistica. Io saluto tra i tanti presenti, c'è il mio collega di università Ciro Aprea, che oltre ad essere un ingegnere, professore di ingegneria importantissimo del mio Ateneo, è anche uno di quelli che è ancora da una mano, vediamo qua in divisa, perché ha dato una mano importantissima per curare la logistica con Figliuolo, e quindi a testimonianza. Questo è un dato di fatto, Ciro, non è una, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'ho ripetuto, anche quando me l'hanno chiesto ho detto con grande chiarezza che, per carità, nessuno vuole dire che non ci sia stato. Sul welfare c'è stato uno stravolgimento. Abbiamo scoperto, riscoperto, diciamo, gli anziani, che era un mondo, diciamo, la debolezza, la fragilità, i diversi modelli, diciamo, di assistenza rispetto agli anziani, anche da nord e sud. In questo caso il sud è stato avvantaggiato per il fatto di averli, diciamo, più in casa, e quindi averli più sotto controllo rispetto, diciamo, a situazioni di maggiore complessità. Però chiaramente quello è stato un modo per evidenziare rispetto alla nostra, diciamo, debolezza in un paese che, diciamo, non brilla certamente per l'età media, quindi voglio dire, diciamo, ha messo sotto i riflettori quello che era un problema, ma così come è stato con le altre fasce deboli, con i diversamente abili, che hanno sofferto tantissimo, diciamo, la pandemia, diciamo, l'assenza di socialità, l'assenza di scolarità, tutto quello che ne è derivato. Con il problema, diciamo, dal punto di vista, consentitemi questo passaggio che può sembrare offensivo, però anche il mondo della donna, che è stato, diciamo, un mondo che ha sofferto tantissimo, diciamo, al di là delle statistiche, perché innanzitutto è quello che ha pagato il prezzo più alto in termini, diciamo, di riconfigurazione della propria vita personale, perché ovviamente alla donna è stato affidato tutti i compiti, dalla DAD per i figli, alla scuola, all'università, al lavoro, all'impresa, alla cura della famiglia o quant'altro, anche delle persone, diciamo, anziane, che con grande attenzione abbiamo cercato di difendere per chi aveva la fortuna o la possibilità di averle in casa.
Ma poi è quella che ha pagato maggiore pedaggio dal punto di vista dell'occupazione, perché l'Italia già è il paese ultimo in Europa, che uno ce lo si dimentica, diciamo ogni tanto, ultimo in Europa e per occupazione delle donne, ed è questo dato è quello che la perdita maggiore dell'occupazione si è avuta proprio nel mondo femminile e soprattutto nelle regioni del sud. Io vivo in una regione, diciamo, che è un po' uno stato a sé, diciamo, una visione un po', come dire, particolare, e qui diciamo l'occupazione femminile, quest'anno noi siamo l'ultima non in Italia ma siamo l'ultima in Europa, nelle 240 regioni d'Europa, la Campania è ultima per occupazione femminile, con occupazione non raggiunge il 30%. Qualcuno dovrebbe pure interrogarsi rispetto a questi che sono i veri temi, e non le chiacchiere o le mascherine ostentate in un luogo pubblico dove non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. E il discorso della scuola, anche qui lo voglio dire con grande, diciamo, chiarezza. Sulla scuola, è stato quello della scuola un mondo in cui la ministra Azzolina, al di là, diciamo, suo modo di porsi, di sovraesporsi rispetto alla sua attività, ha cercato di difendere il mondo della scuola, voglio dire con grande chiarezza, perché ha cercato di far passare un concetto fondamentale, che la scuola dovesse rimanere aperta, in presenza. Perché le scuole, al di là dei grandissimi sforzi che hanno fatto i dirigenti scolastici, i docenti per poter immaginare una didattica alternativa, talvolta senza strumenti, talvolta senza anche delle istruzioni, talvolta anche con delle istruzioni che quando arrivavano erano contraddittorie, nazionale, regionale, ministero, provveditorato, insomma, non c'è stata, come dire, un'armonizzazione dei comportamenti, quasi che ogni scuola fosse uno statarello a parte. Però devo dire che cercava, come dire, tra banchi e rotelle o quant'altro, di porre i riflettori sotto il mondo della scuola. Cosa non è accaduta per l'università. Il ministro Manfredi, diciamo, che attualmente fa il sindaco di Napoli, che è stato mio collega, abbiamo avuto la sua esperienza da rettore insieme, quando c'è stato lui la scuola ha chiuso, l'università ha chiuso nella convinzione che non si sa perché, siccome non era più grande, era quasi naturale e giusto che stesse chiuso. Noi siamo stati un anno chiusi, ben al di là di quando è stata chiusa la scuola, eccetera, eccetera. I danni sono devastanti. Devastanti. E nessuno ha il coraggio di dirlo con grande chiarezza. Ma lo dicono, certificazione dei dati invalsi. I dati invalsi dell'anno scorso, gli unici che sono stati disponibili dal fatto post-pandemia, hanno dimostrato che c'è stato un crollo delle conoscenze italiane, crollo delle conoscenze della matematica, che sono quelle, diciamo, fondamentali nelle scuole soprattutto superiori, perché in Italia fortunatamente il modello fino alla scuola media, fatto col sostegno anche della famiglia, ci si arriva, ma la scuola superiore comincia un disastro. E non è un problema, è un problema, diciamo, culturale, di orientamento, di tensione rispetto a quell'obiettivo. È stato un disastro. Perdere in un anno 11-12 punti percentuali sull'apprendimento è come fosse uno tsunami, fosse stato un crollo vero e proprio. E non riesco a capire come non si sia aperto un reale dibattito rispetto a questa scuola. Allora io penso che uno legittimamente sostenga tutto, sostenga, diciamo, se la buttiamo in politica, anche se questo non ha niente, diciamo, nella nostra presentazione, diciamo, di tipo tecnico, non ci sottraiamo rispetto al ruolo politico. Oggi il ministro Bianchi ha fatto un errore, secondo me, grave, lo voglio dire con grande chiarezza, a dire che l'uso delle mascherine rappresenti a scuola un valore educativo. Un valore educativo rispetto a cosa? Rispetto a chi? Rispetto a quale? Quale parametro, diciamo, di tipo scientifico? A quale esigenza, diciamo, di vita? C'è stati casi di anoressia, casi di obesità, c'è stata un'esplosione da questo punto di vista. Ignoranza, che comunque non è un fatto, come dire, secondario nella crescita personale dei ragazzi. E questo nessuno ne parla. O ne parla con grande chiarezza. Continuare a reiterare questo modello. Noi siamo stati, perché negli altri paesi l'unica cosa che è stata sempre aperta è rimasta la scuola? Non è che gli altri, noi siamo più fuori, noi, vabbè, sempre nel mio territorio, dicevo, in Campania, quello è proprio l'ottobre, sempre stato chiuso. Avrebbe voluto chiudere i cancelli e buttare le chiavi, però quello è un fatto di orientamento culturale, nessuno dice niente, peraltro, diciamo, quindi siamo evidentemente un mondo in cui non si ha la capacità di vedere un contraddittorio. C'è dovuto fare la legge ad hoc che avvocava al governo Draghi, a Draghi, di poter intervenire su questa materia, che non era regionale, perché altrimenti le scuole sarebbero mai riaperte, diciamo, questo è stato tutto. Ma stiamo scherzando. E chi paga questi giovani di 2 anni, 2 anni e mezzo
gente che non è scolarizzata oggi, perché chiaramente nel momento in cui tu passi da una scuola media, un liceo, dalla scuola elementare alla scuola media, giustamente cambia anche i paradigmi, anche il modo di porsi, gente che non è totalmente, non è scolarizzata, non è che ci si può aprire. Allora nessuno vuole essere contro la DAD o contro le potenzialità o contro l'innovazione o contro, benissimo, però bisogna evidenziare tutti gli aspetti che sono adesso collegati. Il mondo dell'università è un mondo che ancora oggi sonnicchia, dorme, ancora oggi non è ripartita la didattica in presenza, si sta passando questa logica della didattica ibrida, duale la chiama qualcheduno, due termini diciamo come dire brutti già solo a sentirli, diciamo, io poi questi termini diciamo non, già, che non appartengono diciamo alla nostra storia, alla nostra cultura. Oggi noi abbiamo un problema serio. Oggi con la didattica ibrida vuol dire fondamentalmente che tu ce ne hai 5 in classe, in aula, e 55 collegati. Allora uno mi deve spiegare, voglio dire, nessuno vuole essere contrario rispetto a certe potenzialità che vanno sfruttate, anche io stesso come apprezzo molto diciamo, la possibilità di fare gli incontri, spesso le riunioni anche a distanza per poter azzerare una serie di... Però vedere le nostre università vuote, vengono esperienze di università campus, quindi fatalmente università che vive diciamo della comunità, vive delle presenze, vive dove tutto è importante, lo sport, la socialità, i bar, i luoghi di le piazze, vedere tutto vuoto, semivuoto o diciamo intermittenza è qualcosa che vi fa veramente male, e credo che sia un danno importante, perché la didattica o è a distanza o è in presenza. Non esistono diciamo queste forme ibride, non servono a niente, perché tu ovviamente ti rivolgi a coloro i quali sono diciamo collegati, evidentemente a chi non lo sono. E il PNRR che rappresentava un'opportunità, anche qui mi dispiace se è andato via Barbano, io non ho, noi non abbiamo nessuna diciamo posizione anti-europeista e chiaramente abbiamo diciamo guardato con come dire, ovviamente abbiamo sempre collegato rispetto diciamo a cercare di coniugare l'interesse nazionale in un contesto più ampio, perché la prima regola della vita è che non ci si salva mai da soli, quindi è chiaro che lo stare insieme rafforza certe posizioni, però sul PNRR è stata fatta, va fatta anche un'operazione verità, perché adesso diciamo anche qui a distanza di mesi andrebbe a interrogarsi sui diversi dossier che riguardano il PNRR. Io conosco quello diciamo dell'università e della ricerca, i nodi irrisolti che riguarda la nostra università restano tutti quanti là. Noi abbiamo un numero diciamo di laureati che è il più basso d'Europa, il numero di iscritti che è il più basso d'Europa, l'edilizia universitaria che è la più fatiscente, su questo purtroppo non si interviene. Allora abbiamo il coraggio di dirlo, abbiamo la possibilità legittima, il gioco democratico, voglio dire, di poter dire certe situazioni, sicuramente è assolutamente indispensabile doverlo dire e doverlo fare. Anche perché fino a prova contraria, diciamo, il PNRR, il 66, 75, poi ci sono teorie diciamo un po' diverse, insomma, gran parte del PNRR, questo non c'è dubbio alcuno, sono debiti. E allora se mi consentite, se io mi devo indebitare, poi qualcuno mi deve dire che cosa ci devo comprare, quando me lo devo comprare, entro quanto tempo, a chi darlo, come farlo, eccetera, eccetera. Io a casa mia, se io devo fare un mutuo per comprarmi una casa, almeno scelgo la strada, almeno scelgo la quadratura, almeno scelgo il piano, almeno scelgo l'esposizione, qualcosa la posso scegliere, ma non devo scegliere niente. Bene, io chiudo, vi ringrazio.